un portale turistico-culturale che possa valorizzare, a partire dai siti UNESCO, anche luoghi meno conosciuti, ma non per questo di minor pregio, e che crei appositi itinerari, congiungendo con un filo rosso i teatri, i castelli, le cinte murarie, con le eccellenze enogastronomiche che i singoli territori possono offrire, la rete delle biblioteche comunali e degli archivi storici, per la catalogazione, la gestione cloud e la consultazione digitale dei volumi anche in funzionalità multilingua, il sistema opere pubbliche in rete che dia ai cittadini che vogliono conoscere modi, costi e tempi di realizzazione delle infrastrutture di proprio interesse, una scuola, una strada, una piazza, un'opera di pubblica utilità, la possibilità di farlo semplicemente collegandosi a internet, anche attraverso un'app per Android e Apple, inviando anche segnalazioni e suggerimenti. Sono questi i progetti sviluppati dalla città metropolitana di concerto con il Comune di Napoli nell'ambito dell'asse 1 del PON Metro Napoli 1420 e posti nella disponibilità di tutti i comuni dell'area metropolitana per un investimento complessivo di 3 milioni e mezzo di euro. Abbiamo intercettato circa 3 milioni e mezzo di euro da mettere a disposizione per alcuni progetti che interessano la città metropolitana e tutti i comuni dell'area metropolitana, che sono i veri protagonisti di questi progetti, che partono dalla cultura con dei percorsi turistici ed enogastronomici fino a servizi bibliotecari e lavori pubblici. Ci stiamo impegnando ancora di più con il Comune di Napoli per allargare il timbro digitale del Comune di Napoli a tutti i comuni della città metropolitana, proprio per non lasciare nessuno indietro. Il timbro digitale, che è propedeutico all'anagrafe online, ovvero al sistema già in uso presso Palazzo San Giacomo e che con il PON Metro si vuole estendere a tutti gli altri comuni, che consente di stampare certificati anagrafici di stato civile direttamente dalla poltrona di casa a qualsiasi ora e senza coda agli sportelli. Noi l'abbiamo già sperimentata perché è attiva al Comune di Napoli dallo scorso dicembre e abbiamo avuto subito degli effetti estremamente positivi. Adesso è cambiato tutto perché possono collegarsi comodamente dal proprio PC e scaricarsi una serie di certificati di stato civile e di anagrafe gratuitamente online. Ben presto, se tutti gli altri comuni dell'area metropolitana aderiranno, ci sarà, come dire, questa onda positiva e virtuosa che farà di questo territorio un luogo particolarmente all'avanguardia in termini di informatizzazione e di efficienza dell'azione amministrativa. Tante le amministrazioni che hanno aderito ai progetti e partecipato al seminario, nel corso del quale i consiglieri delegati al patrimonio culturale e teatri della città metropolitana, rispettivamente Elena Coccia e Michele Maddaloni, hanno illustrato la parte di propria competenza, mentre i tecnici del Comune di Napoli hanno tenuto un'apposita sessione per esporre ai colleghi degli altri comuni le modalità di gestione del software operativo. Gli enti che vorranno ulteriormente aderire possono farlo utilizzando come canale di comunicazione la casella di posta elettronica appositamente creata, ponmetrona@cittametropolitana.na.it o interagendo con lo spazio dedicato sul sito istituzionale della città metropolitana. Sono fatti passi in avanti enormi nella città capoluogo sull'informatizzazione e la digitalizzazione, adesso passiamo a un coinvolgimento concreto e effettivo della città metropolitana, significa trasparenza, efficacia, concretezza, i cittadini possono fruire in maniera più rapida di servizi fondamentali, così lo possono fare i sindaci e gli amministratori, insomma siamo all'avanguardia anche sul piano della digitalizzazione e dell'informatizzazione.